Allora, oggi io voglio parlare di una cosa che secondo me è veramente molto, molto, cioè non solo secondo me, secondo tanti è una cosa molto, molto importante per lo studio. C'è quest'ombra che dà un po' fastidio, vabbè. Per lo studio della tecnica, per lo studio di un batterista, per il percorso di un batterista, e cioè lo specchio. Questo oggetto bellissimo serve un sacco ai batteristi ed è una cosa che i batteristi sottovalutano sempre. Ma sicuramente ci sarà stato un insegnante da cui siete andati o qualcuno che vi ha detto quando studiate il quando studiate la tecnica, studiatela davanti a uno specchio. Perché cavolo vi dicevo questa cosa? Non sicuramente per dire cacchio, quando suono almeno mi vedo e capisco quanto sono bello, quanto suono bene, quanto vado veloce. No. Quindi oggi ho fatto questo video apposta per farvi capire il perché di tante cose, il perché si dica studiate davanti allo specchio, perché si dica che è così importante e come questa cosa può farci veramente migliorare e può farci bene in realtà anche alla salute. Io in questo nuovo studio ovviamente lo specchio l'ho messo e ve lo faccio vedere, anche se sarà un pochettino in ombra. Eccolo qui. La cosa da fare è mettersi davanti allo specchio con il pad. E tra l'altro guardate cosa c'è. C'è lei, è sempre con me. Comunque vi dicevo, io mi metto lì davanti con... ciao. Il pad, mi vedo e che cosa succede? Mo vi spiego. Allora, senza stare davanti allo specchio con la telecamera che è un casino, cosa succede quando siete davanti allo specchio? Succede questa cosa qua che state vedendo. Quindi voglio spiegarvi un attimo perché vederci in questo modo ci serve così tanto. Ma due paio di bacchette uguali non le ho? La prima cosa, quando ci mettiamo davanti allo specchio, praticamente diventiamo maestri di noi stessi. Ci vediamo come se ci vedesse il nostro maestro. Quando andiamo a lezione, il nostro maestro ci sta davanti quando facciamo la tecnica e ci dice cose. In questo momento è la stessa cosa, solo che noi diventiamo i maestri di noi stessi. Quindi già questo è una figata, perché non ci vediamo più solamente dall'alto, ma ci vediamo di fronte. Quindi è molto più semplice capire quello che sbagliamo e correggerci. Ad esempio, suonando come sono io in matched grip, noi possiamo andare a vedere le nostre mani come lavorano. Nel senso, dato che in matched grip le mani devono essere uguali, possiamo andare a vedere veramente se la nostra mano destra e la nostra mano sinistra lavorano nello stesso modo, se i polsi si muovono nello stesso modo, se le dita si aprono nello stesso modo quando usiamo la finger technique o la push and pull, se impugniamo le bacchette nello stesso modo, se magari tengo il mignolo così aperto e non va bene, non mi piace. Possiamo veramente fare un sacco di cose e capire tantissime cose che invece guardandoci solo dall'alto non riusciamo a capire, o comunque pensiamo di riuscire a capire, ma in realtà quando ci mettiamo davanti allo specchio è tutta un'altra cosa. Oltre a questo è importante secondo me ancora per due cose, sicuramente importante per mille cose, ma soprattutto due cose. La prima è la questione dinamica. Il fatto di stare davanti allo specchio ci permette di capire le nostre bacchette a che altezza suonano. Se io ad esempio faccio dei colpi singoli, posso vedere che la punta delle mie bacchette, no, si è sbeccata in questo momento, malissimo, vabbè, deve essere uguale, deve arrivare alla stessa altezza. Se io sono davanti allo specchio e mi accorgo di fare questo, è sbagliato, perché le mie bacchette non vanno alla stessa altezza, la destra sale più della sinistra. Oppure nel momento in cui faccio degli accenti e delle ghost, ad esempio faccio un paradiddle, posso andare a capire se gli accenti per prima cosa erano alla stessa altezza e se le ghost erano alla stessa altezza, quindi suonavano tutte giuste nello stesso modo, diciamo. Per la questione dinamica è veramente, veramente, veramente importante. E ultima cosa, come vi ho detto, non vi servirà solo per la tecnica ma anche per la salute, perché una delle cose più importanti dell'utilizzo dello specchio è il fatto di capire come stiamo seduti, come stiamo con le spalle, eccetera. Nel senso, se stiamo seduti storti, se le nostre spalle magari pian pianino che facciamo degli esercizi si rigidiscono, si alzano in questo modo, e quindi poi magari ci ritroviamo a fare gli esercizi che siamo durissimi con le spalle, e questa cosa ovviamente non ci fa bene, perché a forza di stare magari così con la postura sbagliata rischiamo di prenderci delle cattive abitudini e quindi poi di farci del male veramente, e questi mali non sono tanto belli. Detto questo, spero che il video di oggi sia stato utile, spero. Poi in realtà lo specchio lo potete usare anche quando suonate la batteria, se vi volete guardare per capire come fare, per capire come suonate, per capire come usate la vostra tecnica Müller ad esempio, la prima cosa che vi viene in mente, fatelo, fatelo, perché va sempre, sempre, sempre bene. Io la finisco qui, vi ricordo di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina per andare sui... no, per rimanere sempre aggiornati sui miei... non riesco più a parlare. Per rimanere aggiornati, basta, andate sui miei social Instagram e Facebook e noi ci vediamo al prossimo video. Oh, boh, ciao.